Io quando ho cominciato a dipingere, diciamo a 14 anni, 15, ecco, naturalmente allora quel po' di informazione che c'era, poteva essere, stavo diventando un po' popolare, Matisse, Picasso, eccetera, quei tempi lì, probabilmente in Friuli, beh, in altri posti era già un po' passato. Comunque, la cosa che mi interessava, scoprendo degli avi che facevano arte, pittura in quel caso lì, eccetera, eccetera, io ero preoccupato, mi preoccupavo, no, non tanto, non solo, ecco, di quello che loro avevano fatto nella loro esperienza del genere, ma di quello che in quel momento, del loro lavoro attuale, della loro attualità operativa. Cioè, era il mazzo, erano le punte, però, cosa fanno le punte adesso? Cioè, adesso uno degli elementi a cui si vede fanno riferimento e questi giovani che passano a volte in studio, su cui ci si trova a chiacchierare, eccetera, fanno riferimento al momento del passaggio dall'anonimato alla fama. Cioè, vale a dire, è come se io fossi, invece di interessarmi a quello che stava facendo Matisse alla Cappella di Vans nel 54, cioè erano quegli anni lì, io mi fossi fermato a quello che faceva Matisse alla fine dell'Ottocento. Me lo spiego con l'ansia di avvertire qual è il capitolo che ti toglie dall'anonimato, che ti toglie dall'essere fuori, dall'essere alla pace, che ti mette alla pace, quali sono gli stratagemmi, eccetera. Cioè è diventato quasi più un problema, l'arte è diventato un problema strategico, non perché lo sia, ma perché viene presentato come tale, ci si convince, è giovane, è giovane artista, si convince che sia tale. E anche quando proprio ci fanno queste interviste, e si dice, guarda che non è vero, questo è sempre stato detto, però tu devi capire certe cose che normalmente gli altri non capiscono, e tu perché sei artista hai il dovere, che se no che stai a fare, ecco. Ti guarda con molta diffidenza, come se tu gli chiudessi un segreto, cioè dice, no, guarda, questo è... Ecco,